Radio Radicale, siamo in collegamento con Alessandro Tessari, che come sapete è stato deputato del PC e poi soprattutto del Partito Radicale, per parlare con lui del DDL Zan. E noi naturalmente ci affidiamo alla grande esperienza politica di Alessandro Tessari per dare una lettura di questa vicenda sconcertante del DDL Zan, sul quale il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, a rimorchio praticamente, è andato a sbattere al Senato nei giorni scorsi. Questo ha aperto una grande riflessione su come si è mosso il Partito Democratico, se ha cercato l'incidente a tutti i costi per poi scaricare tutto su Italia Viva, oppure se le responsabilità sono tutte del Partito Democratico. Certo, nel PD ci sono persone che forse avrebbero voluto una trattativa che portasse ad un accordo, però noi questo non possiamo dire se era possibile trovare la strada di un accordo per un DDL che aveva sollevato tante discussioni. Allora, Alessandro, tu quando hai saputo che è andata come è andata, volevo chiederti che cosa hai pensato e soprattutto se secondo te Enrico Letta, segretario del PD, che ha tante relazioni con mondi molto diversi al di là di quello che conosciamo, è voluto andare a sbattere di proposito. No, non penso che abbia voluto andare a sbattere di proposito, lo faccio persona intelligente, però c'è qualche cosa che non mi torna in questo spingere Zan, che in fondo è un giovane deputato che ha avuto, grazie a questa sua proposta di legge meritevole, perché prendere l'iniziativa di affrontare il tema in Italia, era difficile parlare, usare la parola omosessuale. È stato il primo a sdoganarla Pannella nel 76, quando è arrivato alla Camera. Noi froci, ha detto, noi froci. Per i deputati italiani, sentire che un deputato dice noi froci, mamma mia, è una rivoluzione. Allora, mi verrebbe la voglia di riprendere quelle parole di Pannella, dire noi froci non possiamo che essere d'accordo con Zan se la battaglia è a difesa di tutte LGBT, eccetera, eccetera. Ma è questo il problema? Se Zan si distrae e non si rende conto che vicepresidente del Senato è un signore che ha detto, mentre era vicepresidente del Senato, che una ministra di colore era una scimmia che doveva stare sugli alberi a mangiare le banane, e noi lo tolleriamo questo, allora il discorso di Zan verrà buono fra 100 anni. Se noi tolleriamo che un Lotito, uno degli influencer che controlla milioni di giovani che vanno negli stadi, gli possa essere consentito di dire che il nero è di merda, no, allora Zan, è questa la battaglia che devi fare. Se vuoi che gli omosessuali, le lesbiche, i transessuali, eccetera, siano accettati come persone, bisogna che non sieda nel Senato, nel vertice del Senato, un mascalzone che dice a una ministra di colore: sei una scimmia, vai sugli alberi a mangiare le banane. E non puoi tollerare che ci sia in mano del calcio, il calciomercato, mascalzoni che dicono: sti ebrei che rompono i coglioni, andiamo a portargli una corona di fiori così ce li caviamo dai coglioni. Questo ha detto Lotito degli ebrei. E allora gli amici che si agitano per l'antisemitismo, non è questo antisemitismo? Cosa fanno gli ebrei anche a Roma per impedire che allo stadio vadano i mascalzoni come Lotito? Allora da là si comincia, se si vuole curare il pesce puzzolente, dalla testa comincia a puzzare. Certo, io avrei, se mi avessi chiesto un parere, suggerito a Zan di non andare il giorno dopo della sconfitta elettorale, numerica, parlamentare, ma che si sapeva. Gli serviva lui per apparire il martire, il San Sebastiano trafitto dalle frecce. Guardate il mio corpo, offro il mio corpo. No, Alessandro Zan sa che gli voglio bene, perché se no non gli avrei chiesto di celebrare il mio matrimonio, perché siamo amici da sempre. L'ho conosciuto quando non era ancora neanche entrato in consiglio comunale, poi ha fatto tutta l'altra fila, assessore, eccetera, deputato una volta, due volte. Ma
vogliamo andare alla radice del problema, allora alla radice del problema bisogna sanare questa nostra società, a cominciare dall'alto, non tollerare che in alto si distribuisca la semente antisemita, violenta, contro tutte le devianze di genere, le minoranze, anche sulle donne. Le donne hanno un potere contrattuale enorme perché sono più degli uomini, numericamente. Perché non fanno sentire questo peso? Anche le donne si sono messe un po' di traverso sulla legge Zan, perché sembrava che l'identità femminile... Ma io anche su questo avrei dei problemi, perché io sono stato sempre contrario. Io avrei voluto un Parlamento magari con 500 donne e 100 uomini alla Camera, se le donne... E io sono convinto, possono dare tantissimo e più dei maschi. Ma quello di obbligare l'elettore a mettere un maschio e una femmina, se in quella realtà ci sono due maschi coglioni, devo mettere per forza un maschio e una femmina? O due femmine coglione, devo mettere per forza una femmina? No, vorrei mettere due maschi o due femmine. Essere obbligati a queste quote latte mi pare mostruoso per la dignità della donna. Allora, io... In questi giorni contatterò sia Zan sia Ostellari per sentire che orientamento hanno adesso quando si riprenderà, perché è vero che per 6 mesi quella proposta di legge non può essere rimessa, ma basta fare alcune modifiche. Gli esperti degli uffici studi della Camera sanno che cosa si può modificare per rimetterla fra una settimana, 20 giorni, quello che sarà. Quindi il discorso non è chiuso. Ma apriamolo ancora di più con coraggio, non limitiamoci alle piccole cose. E anche Zan, quando dice sì, i cattolici non devono aver paura, perché non è che noi impediamo ai cattolici di esprimere un giudizio anche negativo sulle adozioni, perché non è tanto sui gay, perché il mondo cattolico sa che è titolare del pacchetto maggioritario di gay nel mondo, quindi non può essere contro i gay. Però il problema è: sono obbligato a dire che i gay sono uguali agli altri, oppure posso dire che i gay sono un po' malati, che bisogna un po' curarli? Ecco, sono queste cose che ancora persistono nella nostra cultura, anche se noi guardiamo che tanti uomini dello spettacolo, della cultura, della moda, eccetera, sono gay. Ma sai, quando un gay è miliardario, lo accettano tutti. Quando uno porta soldi, perfino Bolsonaro lo hanno accettato oggi con un tripudio di idranti e lanci di candelotti lacrimogeni. Cioè, andiamo alla sostanza dei problemi. C'è una sottile persecuzione del diverso nel nostro paese, che va non dal pugno, perché questo, io ripeto, può essere... La Lega ha proposto una legge perché chi dà un pugno a un gay vada incontro a penalità maggiori, più pesanti, ma non è il pugno. Tutti sono d'accordo che il pugno fa schifo, che bisogna punire chi fa violenza a un minore, anzi a un titolare, poi portatore di handicap, ancora più vigliacca la cosa. No, non è questo, ma è il messaggio subliminale. Poveretto, è gay, non ce la fa, no, non capisce, è femminato, allora è mezzo i maschietti. È chiaro che i maschietti che vengono stimolati a essere sempre più maschi, sempre più maci, sempre più palestrati. I calciatori che in uno stadio si denudano, mostrare i bei pettorali, è una stronzata enorme che noi accettiamo perché la classe politica è stronza come esattamente quei esibitori di muscoli. Non può essere accettabile che tu vada a fare le pulci con la legge Zan di identità di genere e dopo chiudi gli occhi su questa esibizione di macismo volgare, che però piace alle folle, piace alla televisione, che viene moltiplicato sui media. Vabbè, è da là che io vorrei cominciasse una battaglia culturale. E all'amico, che non ho il piacere però di conoscere personalmente, Enrico Letta, io vorrei dire con serenità che qualche volta ascolti la prudenza di suo zio, perché suo zio, sono convinto che non lo avrebbe spinto a contarsi, a meno che tutta l'operazione sia vai allo scontro, prova che non c'hai la maggioranza per eleggere al Quirinale e che devi fare i conti appunto con lo zio. Può darsi che lo zio gli abbia detto sì,
se lo fai questo con questo scopo, può avere un senso questa operazione. Andiamo a sbattere su questo, facciamo capire a quella parte del centrodestra che può essere utile per un governo allargato, come si dice, e allora ricominciamo il discorso da un'altra parte. Ecco, allora lui però in qualche modo ha tolto di mezzo il DDL Zan dal confronto politico, quindi non lo rivedremo più fino a dopo le elezioni del Quirinale. E, diciamo, il quindi... Quirinale cos'è? È febbraio, ma sì. Se ci fosse la volontà, i tempi ci sarebbero, perché il dissenso è proprio marginale. Anzi, questo potrebbe servire proprio per una uscita sulla scelta del Quirinale meno drammatica e meno divisiva. Se ci si siede attorno a un tavolo e dice no, la sinistra non può fare il braccio di ferro con la destra. Beh, allora per il Quirinale bisogna trovare una soluzione che debba soddisfare i due contendenti. E questo se Zan è, io lo dirò anche personalmente, dopo magari ne farà l'uso che crede, ma che potrebbe essere proprio lui il veicolo, il tramite per un riaccostamento delle posizioni su ipotesi, appunto, l'elezione del capo dello Stato è un obiettivo importante da raggiungere col massimo di consenso. Insomma, questo l'abbiamo sempre saputo. No, volevo chiederti questo. Allora, c'è stata una dichiarazione dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che è stato, come tutti sanno, candidato al Quirinale con scarsa fortuna, che ha attaccato in qualche modo Letta. E molti hanno visto in questo attacco a Letta, per il fatto di non aver trattato sul DDL Zan, la volontà di non candidarla al Quirinale. Volevo sapere che interpretazione davi di questa cosa, che è vera, eh? Sì, se, non so se sia vera, perché non posso entrare nella mente strategica di questi strateghi sofisticati. No, dicevo, Prodi, è vera la frase, cioè che lui ha sì, detto, ma, ecco, trattare. Che Prodi da sempre sognava di concludere la sua carriera Quirinale, insomma, non è un mistero per nessuno, del resto ha ricoperto cariche internazionali importanti, cioè, avrebbe tutte le carte, solo che l'età è l'età, insomma, Prodi mi pare fa superato gli 80, no? Non mi ricordo adesso in questo momento di quanti anni ha superato, perché cioè, allora di questa strada corriamo il rischio di arrivare a Berlusconi, anche se io sono convintissimo che Berlusconi si candida, dice la mia disponibilità, in realtà perché dopo si ripieghi dicendo io posso determinare il capo dello Stato, ecco, mi candido io, ma siccome io non potrò essere io, sarà qualcuno che non dispiace a me, insomma, credo che se Gianni Letta avesse avuto qualche anno di meno, probabilmente era Gianni Letta il candidato naturale, la destra è numericamente preponderante, ha diritto di esprimere, ma col consenso della sinistra, e Gianni Letta è stato sempre considerato una persona ponte, diciamo, tanto è vero che anche fra zio e nipote si sono passati il ruolo di sottosegretario alla presidenza, che era mantenere i rapporti con Quindi l'intero. anche Rigoletta lo sosterrebbe, Gianni Letta. Io credo che sarebbe un ingrato se Enrico non sostenesse il suo zio, anche perché in Certo, questo momento, è lo zio. ma non solo è lo zio, nel momento in cui Letta Enrico ha detto con Renzi non c'è niente da fare, devi mettere la quarta ruota o non puoi viaggiare con tre ruote. Certo. Allora, la quarta ruota è quella Forza Italia, insomma, anche questa depurata da quello che deve essere depurato, ma insomma, mi pare che sia quasi un percorso obbligato, insomma, ecco. Io adesso su tutte queste ipotesi che sono venute fuori oggi, di Ainis, c'è il rischio che Draghi, passando dal Presidenza del Consiglio al Quirinale, rischia di offendere la Costituzione, che non prevede che ci sia una vacatio di una delle due cariche più importanti. Non lo so, ma insomma, io credo che nel complesso, sì, non sono d'accordo. Oggi sentivo i commenti del Fatto Quotidiano, che stiamo attenti anche a fare queste
santificazioni e beatificazioni del povero Draghi, perché corriamo il rischio di farlo apparire l'uomo della provvidenza. Insomma, ecco, si sta costruendo la beatificazione per fare l'uomo della provvidenza. Io credo che sia giusto dire che lui ha avuto successo in questo G20, che non ha portato a casa quello che si sperava. Ma siccome il problema era che i grossi del mondo non erano presenti, già avere un americano, che è uno dei tre grossi del mondo, che l'altra volta ha detto io al G20 non ci credo, almeno questo ci crede, ha detto voglio un'Europa forte, un'Europa che dialoghi con l'America, quindi certamente questo lo dobbiamo riconoscere e mettere nel conto dell'abilità diplomatica di Draghi, insomma, un buon rapporto così e anche un rapporto tutto sommato con Putin e un tentativo anche con la Cina di non rompere, di non isolarla. No, io credo che abbia tanti meriti, insomma, ecco, però non lo facciamo, non dobbiamo farlo santo, ecco, perché corriamo il rischio poi di... Certo. Senti, volevo chiederti questo. Tu sei di Padova, che è, diciamo, la città di Alessandro Zan. Volevo chiederti come l'hanno presa lì. C'è stata qualche mobilitazione che ha organizzato Zan, Sì. si sono scesi in piazza, abbiamo visto in piazza le bandiere arcobaleno. Che cosa è successo? Sì, c'è stato davanti al municipio, che poi è il cuore della città, perché c'è il municipio davanti al rettorato, il luogo classico per le manifestazioni. Per carità, lui probabilmente è rimasto un po' avvilito, perché forse gli avevano fatto credere che era il momento della gloria. Ma appunto anche questo non è stato ben consigliato, lui forse è stato troppo ingenuo, ma del resto è un ragazzo giovane che avrà tempo di farsi, di maturare. Non mi sono piaciuti alcuni slogan, io non ero in piazza perché ero fuori Padova, ma gli avrei detto, ma gli manderò una mail, che chi non è in piazza con noi è contro di noi. No, questa è una stupidaggine. Chi non ha votato la legge Zan vuol dire che vuole picchiare gli omosessuali. Queste sono stupidaggini che non si possono dire, perché questo dopo giustifica la reazione di quello, siete scimmie, eccetera, eccetera. Quindi se vogliamo ragionare, io direi di partire, visto che sono tutti e due padovani, ostellari, cercherò di fare io da tramite, magari mi manderanno a quel paese tutti e due, ma credo di poter dialogare serenamente sia con Zan che con Ostellari. Mi piacerebbe farlo con tutti e due in presenza, insomma, perché sono convinto che può, da un buon senso, venire fuori una soluzione che non dispiace. Io voglio chiederti anche un'altra cosa, da professore universitario, da uomo di cultura quale sei. Allora, Zan è andato subito dopo la bocciatura del DDL a parlare nei giorni successivi, insomma, in una scuola di Oristano per spiegare la bocciatura del provvedimento. Non so, è giusto, non, cioè che la scuola, di solito mi è capitato spesso che ci fossero iniziative che alla scuola di tipo politico, ma che poi in qualche modo poi anche nelle università ci si pensasse bene, poi si evitasse di farle. C'è stata un'alzata di scudi su questa iniziativa che ha visto Zan in una scuola a discutere di questo. È giusto? Ecco, più che giusto o sbagliato, io se fossi stato nei panni di Zan sarei andato in quella scuola invitando Ostellari, perché allora sì che ha senso che tu ai ragazzi di una scolaresca gli dai la misura del dibattito, depurandolo della tifoseria che c'è alla Camera, perché l'enfasi, i media, le televisioni, eccetera, alterano anche il raziocinio. Ma in una classe o in un'aula magna, io sono stato invitato anch'io a parlare in alcuni licei romani, non so ancora quali, mi hanno detto, però vado sempre con questo spirito bipartisan, perché mi pare che a un giovane non gli devi dire né che il modello gay è il modello dell'uomo del futuro, né l'antimodello che è un malato da curare. Quindi anche lì, se lui va, dice sono stato sconfitto perché chi mi ha sconfitto è quella gente, quei deputati, quei parlamentari che vogliono punire o non riconoscere i diritti di gay, lesbiche, eccetera, eccetera, eccetera.
Questo non aiuta, non aiuta la crescita. Quindi ecco, la scuola deve formare, non deve, diciamo, indottrinare, no? Mi sbaglio? Nel senso certo, che... No, e l'informazione, io ho sempre frequentato i giovani sia nel mio lavoro universitario, ma anche andando spesso nei licei, perché sono convinto che l'età più interessante per dialogare non è il giovane ventenne, intanto perché ha un rapporto con la frequenza universitaria occasionale, può andare o non andare. Invece con lo studente liceale il professore ha un rapporto praticamente quotidiano ed è la fase dell'età formativa, dai 15 ai 18 è proprio argilla plasmabile e puoi fare dei danni tremendi come puoi fare delle cose meravigliose. E io ho ancora rapporti con i miei allievi perché ho fatto 6 anni nei licei prima di andare all'università e dal punto di vista didattico ho nostalgia di quegli anni perché era un rapporto bellissimo, tanto che io avevo 21 anni e loro ne avevano 18, quindi c'era un rapporto quasi di parità anagrafica e una bellissima intesa perché si parlava lo stesso linguaggio. Ecco, io credo che il mondo della scuola deve essere investito dal grande dibattito, ma col massimo della serietà, anche quando si tratta di temi meno coinvolgenti. Sono stato a un convegno internazionale l'altro giorno ad Abano Terme e si parlava di un uomo vissuto nel 1200. Pietro d'Abano, medico, alchimista, mago, ma un uomo di grande cultura che insegnò all'Università di Parigi e di Padova. E in contemporanea era un altro personaggio di cui io dovevo occuparmi, che era Lullo. Contemporanei si sono incontrati probabilmente a Parigi nel 1200 e rotti, e sono due personaggi perseguitati dall'Inquisizione, eccetera, addirittura Pietro d'Abano bruciato dopo essere morto, il suo scheletro è stato bruciato. Ora, c'erano tesi diverse, ma ciascuno di noi che parlava a un pubblico sosteneva una tesi, un aspetto di queste personalità, e dall'insieme che viene fuori un'immagine realistica, plausibile, accettabile. Se fossimo andati là per dire questo è un cretino, questo ha fatto bene a bruciarlo perché era un eretico, oppure l'altra tesi, non avremmo aiutato la gente a capire la complessità. La vita è complessa sempre, quindi muoversi con un po' di prudenza, soprattutto in una materia come questa, delicatissima, in cui non c'è una verità che si può tagliare col coltello. Senti, un'ultima cosa, però non ultima in ordine di importanza. Allora, dopo un momento di sbandamento dove ci sono state delle accuse interne nel Partito Democratico che poi domani si vedrà per fare un po' i conti di tutto quello che è successo, c'è stato uno scaricabarile per dare la responsabilità di tutto quello che è successo a Renzi, che molto probabilmente, anzi sicuramente ha sbagliato a non presentarsi al Senato, ma che secondo me forse non è, diciamo, forse non si meritava questa campagna di denigrazione così dura che gli è stata affibbiata. Almeno questa è l'impressione che ho avuto anche guardando Renzi quando ha fatto quelle dichiarazioni il giorno dopo che gli sono state lanciate quelle accuse. Io sinceramente lo conosco poco Renzi, ma l'ho visto molto provato, e se Renzi... vedendolo così ho pensato che lui ritenesse di essere vittima di accuse ingiuste. In questo io, in questa considerazione, penso di essere sincero. Ma guarda, io al di là di tutto, se andava a Rabat il giorno dopo era meglio, insomma, non è che ha fatto una bella figura. Anche no, beh certo, su quello ha sbagliato, l'ho detto anch'io. Sì, ma insomma, adesso l'uomo intelligente che viene da una città come Firenze, che ha vissuto, sa cos'è il Rinascimento, che vado a dire che il Rinascimento arabo è rappresentato da questa famiglia che taglia a fette gli oppositori, insomma, no, non c'è sta, insomma, c'è il rischio che se a Bolsonaro l'hanno fatto cittadino onorario di Anguillara, che gli tolgano la cittadinanza fiorentina, a Renzi se va avanti ad sto passo, dopodiché lui può decidere. Che fa il consulente degli Emirati Arabi, ma insomma è un'altra scelta. No, siccome lui potrebbe giocare un ruolo importantissimo, perché fuori Renzi o dentro Renzi, se Renzi si allea con Forza Italia, allora diventa un pacchetto importante anche per il futuro del governo Draghi o chi sarà.
Quindi questa iattanza sto alla parte, me ne fotto, però io sono innocente, perché sì, non è stato abile. Insomma, siccome l'uomo non è sciocco per niente, insomma, l'abbiamo visto in tante circostanze, molto abile, molto spregiudicato, mi meraviglio che si sia messo un po' in quella posizione facilmente criticabile, perché tutti dicono, beh, quanto ti ha dato lo sceicco a riconoscergli che è l'inventore del nuovo rinascimento, insomma, ecco. Non mi pare all'altezza sua, ecco, della sua abilità, insomma, che gli si riconosce. E sei d'accordo sul fatto che gli siano state addossate tutte le colpe per questa debacle di Letta? Beh, lui si era detto che aveva detto in anticipo, guarda, non andate al voto perché non ci sono, dopodiché nel segreto dell'una può succedere di tutto, insomma. Tu non so se ricordi una volta una votazione che è rimasta nella memoria dei presenti, perché era un momento drammatico, non mi ricordo neanche che proposito. A un certo punto i due capigruppo della Democrazia Cristiana si alzano e dicono: ah, questo è il momento di Giulio, mi ricordo, una bellissima persona, capogruppo dei comunisti, che dice: bisogna votare contro questo governo. Si alza dalla parte democristiana con altrettanta foga, poi voto segreto. La macchina elettronica si sbaglia e rende palese quello che doveva essere segreto. E con terrore nostro vediamo che nei banchi del rosso comunista c'erano una ventina di lucette verdi che avevano votato a favore, e Di Giulio aveva votato a favore. Ma dall'altra parte, lo scambio, il capogruppo democristiano aveva votato contro il suo governo. E lì, quindi nel segreto dell'urna può succedere di tutto. E quel giorno, i tecnici si sono scusati, che no. Ma guarda, non è la prima volta che succede alla Camera, è successo anche 3-4 anni fa, è successo un episodio del genere. Quindi il segreto dell'urna c'è il rischio, ecco, per questo, più che obbligare alla trasparenza, al voto palese, anche questo no, la Costituzione prevede la delicatezza su certi casi, bisogna proteggere la delicatezza, perché sennò il dittatore di turno, Mussolini, certe volte faceva votare con urne trasparenti. Chi votava con la scheda verde si vedeva che votava contro il governo, già, non si possono fare queste cose, ecco. Bisogna proteggere, però questo pone altri problemi. Se gli eletti sono tutti dei farabutti, come sostiene purtroppo 5 Stelle, eccetera, tutti gli eletti sono dei parassiti, sono mantenuti dallo Stato. Adesso non ho letto il libro di Di Maio, non so se tu l'hai già letto, che ha detto che qualche errore lo ha fatto, bontà sua. Certamente fra gli errori che ha fatto è quello di affacciarsi al palazzo, dal balcone di Palazzo Chigi, e dire: abbiamo sconfitto la povertà. Beh, quello ha detto che è stato un errore. Ecco, beh, mi sparo bene, insomma. Dopo quello di dire che il taglio dei vitalizi, il taglio delle poltrone è stata una cosa necessaria per fare asili nido, un'altra puttanata che non mi aspettavo da un uomo che va in giro, tra l'altro, nei consessi internazionali accanto a Draghi, a rappresentare il ministro degli esteri dell'Italia. Insomma, un po' di prudenza ci vorrebbe, ecco. Va bene, senti, io ti ringrazio per aver citato un po' la tua interpretazione su quello che è successo sul DDL Zan. Noi ci risentiamo perché in qualità di alto rappresentante di Radio Radicale nel Triveneto ci racconterai che cosa sta combinando Bolsonaro e quali sono le sue ultime mosse, perché abbiamo visto ci sono stati scontri di piazza e ci racconterai come il Triveneto ha preso, diciamo, questa cittadinanza onoraria di Anguillara e come il popolo veneto ha reagito a questo personaggio che Va co bene, continua a far discutere. Intanto, domani grazie. facciamo una chiacchierata su questo, sì. Bene, grazie ad Alessandro Tessari. Buona serata.